l'ennesima sceneggiatura che non mi porterà a nulla. Il tè di Giuseppe Di Vitri. Ma io dico, è mai possibile che mi diano queste sceneggiature che non hanno senso? Quante chiacchiere che dici, dai, basta. Cioè, non vedi che stai diventando patetico? Patetico stai diventando. Ma cosa c'è che non va in questo benedetto copione? Io dico, ma adesso vanno di moda tutte queste serie televisive dove non dici nulla, non racconti nulla, ripeti sempre le stesse cose. E poi alla fine, perché a me toccano sempre queste sceneggiature? Guarda, vuoi del tè? Allungando leggermente la tazza davanti a sé, come a offrire. Ehi, vuoi del tè? Tè? Hai qualcosa da nascondere allora, vero? No, no, perché? Chi non beve alcol ha qualcosa da nascondere. Bel tempo oggi, vero? Cambia argomento, vedo, eh. Ma tu pensi davvero che io abbia paura dei miei scheletri? Continuo a non capirci niente in queste manifestazioni proprio folli di questi sceneggiatori, di questi registi che non sanno quello che vogliono, di quello che stanno chiedendo a noi poveri attori, che siamo dei prostituti, siamo delle prostitute del cinema, del teatro, e stiamo qui a perdere tempo con queste sceneggiature che non hanno nessun valore artistico se non quello di rimbecillire lo spettatore. Quindi, cosa facciamo oggi? Facciamo quello che facciamo tutti i giorni. Cercare di cambiare il mondo. Salvare il mondo da chi? Da noi animali umani. Non trovi che sia una buona ragione questa? Come intendi fare? Si potrebbe creare, per esempio, un morbo che costringe le persone a sopprimere i piaceri e gli istinti. Pensi possa essere una buona idea? Prego, continua. Prego, esatto. Questa parola potrebbe essere usata in questo morbo. Interessante davvero. E poi si potrebbero creare varianti che in realtà la gente crede diversa, ma è lo stesso morbo con un nome diverso. Lei è un genio. E magari mettere pseudo ideali dietro questo e far combattere gli animali umani, così, tanto per gioco. Che dici? Potrebbe essere molto carino. Molto interessante. Bravo! Assunto! Io penso che tu c'è qualcosa da nascondere. Perché continui a bere tè. Cosa nascondi? Ha già iniziato. È davvero patetico tutto ciò. Ha 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 ha
tutto finto, cioè, ma finto non perché, ma pure nel set normale cinematografico tutto è finto, ma il problema è che qui veramente io non ci sto capendo nulla. Ci sono dei vaneggiamenti della mente umana, ma poi fino a che punto potranno capire questi stupidi idioti che guardano? Cosa devono capire? Chi devono capire?